Ciao a tutti e benvenuti in un altro video. Questo è il consueto video mensile degli acquisti naturali in collaborazione con la Jacobio, Peonia Blu, Lalla e Signor JJ. Ovviamente il link di tutti loro li trovate giù nell'info box e se voi volete partecipare a questa collaborazione potete scrivere a me o alle altre persone che partecipano e verrete accolti sicuramente a braccia aperte. Allora, acquisti del mese. Parto con il cibo e poi cosmetici. Allora, intanto ho comprato come tutti i mesi le solite uova Verso Natura del Conad, quelle bio, perché è l'unica confezione di due uova che trovo, quindi io più di due uova al mese a quanto pare non riesco a mangiarle, quindi una confezione così piccola mi torna comodo e quindi le ho acquistate nuovamente, le ho già finite. Altra cosa che acquisto praticamente quasi tutti i mesi, a volte questa marca, a volte quelle della Lidl, comunque ho questa confezione che è finita e ne ho un'altra in frigo, sono i burger ai ceci e questi sono certificati ICEA, sono della marca Kyoane. Li trovo al Conad, mi piacciono molto, ormai ve ne ho parlato in altri video. Per chi come me non sa cucinare e va avanti a cose già pronte, ecco, ogni tanto mangiare una cosa di verdura leggermente più sana male non fa. Comunque più che altro questi qua sono adatti se abbiamo pochissimo tempo, vogliamo qualcosa di veloce, queste le consiglio, riempiono veramente tanto, sono buoni di sapore, hanno dei buoni ingredienti e costano 1,50 euro, quindi ve li consiglio. Poi ci sono questi burger che mi ha comprato mia madre, credo che li abbia presi al Penny, e sono alla marca, non lo so che marca è, comunque sono vegani, la confezione è questa, presa penso al Penny, come vi dicevo, comunque è vegan, senza glutine, senza grassi, fonte di proteine, c'è scritto. Sono buonissime, sanno un sacco di carota. Gli ingredienti sono buoni perché sono formati solamente da carote, zucchine, piselli, acqua, spinaci, farina di lenticchie, farina di mais, succo di limone, sale e zucchero. Questi sono gli ingredienti. Sono buonissimi, ho provato anche quelli sempre a base di verdure ma con il pollo, non era male, però questo qua solo con le verdure piacciono di più e a me le carote cotte in genere non piacciono, però vi posso garantire che questi burger mi sono piaciuti molto e a differenza degli altri burger questi qua come quelli della Lidl hanno proprio i pezzetti di verdura e sono quindi secondo me più gustosi. Ciao Olivia. Ho acquistato questi qua fiorentini, sì e no, di mais biologico, sono vegan, non sono fritti, sono senza glutine e sono questi triangolini di mais che sono molto buoni, sono un po' salatini, però mi piacciono, io li mangio così nella Philadelphia come merenda e le ho già ricomprati e mi piacciono molto, costano intorno a 1,20 euro, una roba del genere, e anche queste li trovo al Conad. Ultima cosa per la casa, poi ci sono cosmetici, sempre della linea Verso Natura Conad, asciugatutto maxi ecologico con 100% di carta riciclata, due veli, sono due rotoli da 100 strappi, niente, era semplicemente quella che costava meno quando sono andata ieri, insomma qualche giorno fa al supermercato e quindi l'ho presa. La marca Verso Natura Conad dovrebbe insomma regalarci qualcosa sia a me che agli altri del gruppo perché ogni mese tiriamo fuori qualcosa di questa marca, quindi Verso Natura Conad per favore inviaci qualcosa. Cosmetici, allora ho comprato alla Lidl il sapone liquido al latte d'asina biologico 250 ml, l'hanno preso tutti a parte io, sono arrivata praticamente dopo la polvere, era l'unico prodotto che mi interessava e quindi è l'unico prodotto che ho acquistato, l'ho annusato, il profumo è buonissimo e niente, l'ho acquistato per metterlo o in bagno o in cucina per le mani. Poi mi è arrivato un pacco dalla mia amica Valentina, che saluto, era un pacco con regalo di Natale e compleanno, però mi è arrivato adesso e vi volevo far vedere cosa mi ha regalato. Allora, intanto questo qua che è lo spray della Sien, della linea Brazilian Breeze. Questa qua è fatta a mousse, come tipo le spume per radersi, ha una profumazione
Buonissima, tropicale, si sente un pochino il cocco, la frutta, veramente molto buona. Ho guardato gli ingredienti e devo dire che non è male, ha solamente il sodium laureate solfate, per il resto l'ince è buono, quindi non è proprio, ecco, perfetto, però è abbastanza buono. E poi due prodotti della linea Racconti Fioriti di Elan, Ortensia e Fico, una profumazione che io adoro, e c'è la crema profumata e lo shampoo doccia, questi qua. Allora, ho guardato l'inci dello shampoo doccia, ha due pallini rossi, per il resto l'inci è abbastanza buono, quindi diciamo che è un inci accettabile. L'inci invece della crema corpo non sono riuscita a leggerlo perché è sfondo verde, scritta bianca, finissima, piccolissima, quindi non lo leggo. Comunque credo più o meno come inci siamo lì. La profumazione però è veramente buonissima. E ultimo prodotto che non è naturale, che probabilmente non avrà buoni inci, però ve lo volevo far vedere perché ormai insomma ci sono tanto un prodotto. E sempre in questo pacchetto c'era la mini crema mani Argan e Rosa di Brochet, che per me è una novità perché non ho mai provato questa profumazione di Brochet. Quindi questi erano gli acquisti barra regali naturali del mese. Fatemi sapere voi che cosa avete acquistato. Io vi saluto, saluto tutte le altre persone che collaborano con me per questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!